Una sconfitta ci può stare, è la legge del calcio, ma uscire battuti perché l'arbitro della contesa, Alberto Catastini di Pisa, si erge a protagonista in negativo non è accettabile. Lo dice il direttore sportivo del Gela, Giovanni Martello, a seguito del 2-1 con la sicula Leonzio. Il direttore di gara, infatti, non ha usato l'identico metro di giudizio su due episodi simili. Al 13° del primo tempo ha espulso il difensore biancazzurro Campanaro, reo di aver commesso fallo in area ai danni di Randis. Espulsione e rigore netti, ma al 73° in area lentinese è stato atterrato Bonanno. Rigore sacrosanto, ma solo ammonizione per il difensore Cacciola. Episodi che alla fine della contesa hanno pesato. Domenica purtroppo siamo stati oggetto di decisioni arbitrali cervellotiche, assurde, a senso unico, che ci hanno fortemente danneggiato. Però bisogna fare i complimenti a questa squadra, a questi ragazzi, perché nonostante tutto ha sfoderato una prestazione di alto livello, mettendo in seria, serissima difficoltà una squadra importante come la Leonzio, dominandola per larghi tratti della partita. E quindi dobbiamo uscire molto, ma molto più rafforzati da questa sconfitta, perché abbiamo la consapevolezza di potercela giocare alla grande contro chiunque. Il direttore sportivo elogia ancora una volta i tifosi che anche a Lentini non hanno fatto mancare il loro sostegno. È veramente gente che ama la squadra, che vive per la squadra, che in qualsiasi stadio d'Italia dove noi andiamo a giocare sono presenti, dove ci fanno sentire il loro calore. A Lentini giocavamo in casa e quindi sono certo che anche grazie alle prestazioni, all'abnegazione, i tifosi si siano innamorati ancora di più di questa squadra e di questi ragazzi. E sono certo che domenica, anche grazie a loro, vinceremo questa partita, perché loro ci danno sicuramente una marcia in più. Nelle prossime ore, dice il DS, non sono esclusi colpi di mercato in entrata. In settimana dovremmo ufficializzare l'acquisto di Candiano dalla Leonzio e non escludo, oltre a quello di già domenica, che abbiamo preso il ragazzo 98 segreto dal Due Torri. Non escludo che tra oggi e domani possa arrivare un altro elemento che ci dia maggiore solidità ed esperienza per affrontare il girone di ritorno.